In piazza San Giovanni Battista il sindaco di Aci Castello Filippo Drago ha incontrato la cittadinanza della frazione di Aci Trezza. Colloqui informali e poi un breve intervento per spiegare le cose da fare e quelle fatte nel primo anno del Drago Bis per un pezzo della comunità castellese Aci Trezza appunto che mantiene sempre con profondo orgoglio la sua specificità. Tra i problemi sottoposti al primo cittadino la parte del leone la fa senza dubbio, quello del collettore fognario e degli scarichi in genere. Oltre a pesare sul territorio come un macigno, una fognatura che non funziona pesa anche sulle bollette dei cittadini. E poi gestione dei flussi turistici, viabilità e commercio tra i problemi sottoposti all'amministrazione comunale. Diciamo che questo è un metodo che abbiamo scelto sin dall'inizio di rappresentare l'attività dell'amministrazione, di raccogliere i disagi e le proposte, di darne risposta sia in termini positivi e negativi, e continuiamo su questa strada, seppur molto faticosa, ma io credo doverosa sul piano del rispetto della democrazia partecipata, che è quello che noi attuiamo. E quindi anche oggi ad Aci Trezza, così come lo faremo nelle altre frazioni, siamo in piazza a parlare con tutti i nostri concittadini. Il problema della condotta fognaria rimane principe qui, ma forse in generale è la vostra croce in questo momento? Beh, uno dei temi che i miei concittadini mi sollecitano, ho mostrato loro la nota da parte della Regione che ha già fatto un primo sopralluogo con la ditta qui ad Aci Castello. Attendiamo, credetemi, con molta ansia la firma di questo benedetto contratto per inizio dei lavori. Io spero e incrocio le dita che finalmente la questione sia imminente, di imminente soluzione.